siamo arrivati anche quest'anno in fondo tutti interi, diciamo, dopo queste giornate convulse che hanno visto a Torino tantissimi ospiti, tantissimi film e soprattutto tantissimo pubblico, che praticamente tutti gli spazi che abbiamo preso sono sempre stati pieni, esauriti, fin dalla prima serata dove oltre 900 persone, quasi 1000, hanno affollato il salone di Torino Esposizione. Siamo stati ospitati da Uniamo le Energie, che è una manifestazione che ha avuto un grandissimo successo anch'essa, insomma due eventi contemporanei sull'ambiente affollati di gente, è una cosa che qualche anno fa non era così solita. Per cui un bilancio positivo. Io vorrei ringraziare tutto il pubblico che in questi anni ci ha seguito, che continua a seguirci sempre con più affetto e sempre più numeroso. Grazie, rivolgo il mio grazie a voi che siete qui in sala. Il migliore cortometraggio ha vinto per la sua qualità fotografica, ha vinto per la sua capacità di montaggio, ma soprattutto per la sensibilità con la quale ha espresso i suoi contenuti. E allora, concorso internazionale cortometraggi, menzione speciale dell'Istituto Europeo di Design a Living with Shame, del regista Kwang Kin-jin. Non leggo tutto come prima. Il premio è Au Centre de la Terre, del regista Ingrid Patenta. Documentari italiani, menzione speciale Lega Ambiente a Oil, del regista Massimiliano Mazzocchi. Per me il miglior documentario italiano quest'anno è Oil, del regista Massimiliano Mazzocchi. In qualsiasi modo, cioè i giornalisti ne hanno parlato solo quando sono morti i tre ragazzi. E quindi in 46 anni penso che tutti i giornalisti che sono stati a Cagliari, escludendo nessun giornale, potevano fare una foto e far vedere quanto è vicino quello stabilimento al paese di San Rocco. Tutto qua. È un film che con personalità, competenza e saggezza esprime da vari punti di vista profonde riflessioni sul tema della sostenibilità ambientale e sul futuro dell'umanità. Allora, il premio speciale è a Nous resterons sur terre, dei registi Pierre Baruget e Olivier Bourgeois. Disaster di John Webster. Il concorso internazionale dei documentari della consulta provinciale di Torino va a The Age of Stupid, della regista Sandra. Invece il premio va a Automat del regista Martin Marek. Menzione speciale a Recipes for Disaster. Well, I'm up here again. It's strange to get two prizes for basically for being such an idiot. Premio al miglior documentario internazionale a Old Partner, del regista Lee Chung-Roy.